adesso siamo nel marzo 2016 e le cose sono cambiate in un modo velocissimo, quasi frenetico nel mondo della birra artigianale. Quest'anno si festeggiano i 20 anni. I 20 anni sono tanti o sono pochi, io non lo so. Si parla di birrifici storici, un birrificio storico è Weihe Stephan del 1700, un Fleco del 1500, da noi sono storici quelli di 20 anni fa, però diciamo, i pionieri sono stati loro. E l'inizio è stato faccio un compendio veloce perché vedo molte volti nuovi, quindi lo faccio proprio per chi è proprio neofita in questo campo. E chi viene la prima volta che ci incrocia, che mi incrocia, e viene poi la seconda volta, è fottuto. Vi avviso, chi viene la seconda volta a sentir parlare di birra artigianale è morto, perché prende una malattia irreversibile che non dà scampo, ma è una bella malattia, devo dire. E assicura, come vedete, abbiamo la medicina, è questa che sta arrivando adesso. Allora, due numeri, i numeri sono aridi, però servono per spiegare cose, ma in 2 secondi ci metto. Tutti i numeri che vi dirò sono comprovati e sono tutti comprobabili, non sono, quindi, se no mettevo dei nei, facevamo porta a porta, sono tutte cose, è un mio vecchio. Allora, 1977 è un anno magico per la cultura della birra, delle birre, anzi, che è il mio motto, la birra non esiste, anche il libro che poi vendo, scherzi. È un anno particolare in cui esce un libro fondamentale di Michael Jackson, che è stato il più grande maestro di birra del mondo, ovviamente omonimo del cantante. L'unica cosa in comune erano i bianchi entrambi, ma è l'unica cosa. E Michael Jackson, pensate che la prima volta che lo incontrai, chiesi una foto implorante nell'inizio anni 80, e non dormì 3 notti in attesa, perché non c'era, c'eravamo ai tempi di Gutenberg, non c'era ancora il digitale, e non dormì 3 notti in attesa della promessa di mandarmi la foto. Poi sono diventato suo allievo e quando nel 2007 è uscito il libro, il suo ultimo libro è uscito nel marzo 2007, lui è morto poi nell'agosto 2007, prematuramente di Parkinson e altri guai vari, pensate, io ebbi l'onore di scrivere il capitolo sull'Italia. Beh, in quel capitolo del 2007 l'Italia si beccò 6 pagine intere, mentre nel volume del 77 che fece nascere il movimento della cultura della birra e delle birre, in realtà l'Italia si beccò solo 3 righe con dei colluttori o dei cadaveri in bottiglia, come ho visto che mi stanno registrando, come li chiamo io, industriali. E pensate, quindi nel giro di soli 30 anni, dal 77 al 2007, il cambiamento è stato radicale. 30 anni sono niente per un cambio di mentalità. Io non so voi, ma in Liguria, che è la mia regione, in 6 generazioni vedo non è cambiata ancora la mentalità, quindi in 30 anni non è nulla. A questo punto noi nasce il movimento italiano, che nasce nel 96 con un pugno proprio di birrai, 6 o 7, che non si conoscevano tra di loro, oltretutto, Matteo, non si conoscevano, da una testa, se, Vangelo secondo Matteo, e non si conoscevano fra di loro, e tutti, si vede che era il momento magico, e nessuno saprà mai rispondere a questa domanda, se il 96 combinazione è stato l'inizio della rivoluzione, proprio perché nel 95 fu abolito il divieto di fare birra in casa. Io non penso ci sia un grande collegamento, perché fare alcol in casa, abolito o non abolito, l'ha fatto tutti. Se c'è qualche sardo presente, il filuferro, se c'è qualche veneto, la grappa o altro, si è sempre fatto di nascosto. Pensate che gli Stati Uniti, che sono i leader e i nostri ispiratori, o sono i leader totali della birra artigianale, in scala artigianale come la intendono loro, pensate, in 2 stati e solo qualche mese fa hanno abolito il divieto. Credo Missouri e Alabama, ma se sbaglio gli stati non importa, importa la tendenza. Quindi i primi erano tutti nel nord, meno Turbacci, che era a Roma però con la moglie scozzese, quindi c'era il trucco, non sapevi questo, la moglie scozzese, e poi via via erano Veneto, Piemonte e Lombardia. Ora poi la cosa, e all'inizio cosa facevano? Un po' come gli americani, avevano visto la luce viaggiando, gli americani viaggiando in Europa, i nostri viaggiando magari in Germania, in Irlanda, in Belgio, in Cecoslovacchia, come si chiamava una volta,
all'inizio si ispiravano, erano tutti, facevano operai casalinghi, quasi tutti, e quasi tutti, mentre adesso tutti praticamente, abbiamo anche l'esempio loro, e quindi le prime birre vi accorgevate dove avevano preso la scimmia, come dico io, perché facevano, se facevano una Pils, una Bock e una Weizen, avevano visto la luce in Germania, si facevano una, era strano, non mischiavano mai, si facevano una Bitter, una Mild, una Mild nessuno, vabbè, solo voi fate le barre, una Bitter, una Stout, una Porter, l'avevano visto nel Regno Unito o in Irlanda, si facevano una Triple, una Blanche, l'avevano preso in Belgio e così via. Dopo, pian pianino, cominciarono ad allargare gli orizzonti con la biodiversità italiana, che poi torneremo sull'argomento, esplosiva, ed ecco che sono arrivate le birre made in Italy, e le birre made in Italy sono quelle legate a ingredienti, non facciamo gli ipocriti noi della birra, quando dico made in Italy poi uno dice sì, però il lupolo lo prendi in Giappone, in Nuova Zelanda, e il malto lo prendi in Canada, d'accordo, ma però sono made in Italy quelle legate a, non so, la birra al basilico di Genova, la birra al radicchio di Treviso, alla caruba siciliana, sono birre made in Italy, per non parlare poi del filone centimetro zero, come lo chiamo io, oppure quelle alle castagne o così via, e le ultime esplosive legate al mondo del vino, che ci hanno dato finalmente un appellativo italiano, Italian Grape Ale, che da noi suona però IGA, che non è tanto bello, allora io gli ho messo davanti un Finest. Finest Italian Grape Ale, che direi suona molto meglio, vero? Me lo concedo.